Sì, non mi ricordo neanche io. Il problema è che sono cioè, e non c'è, adesso c'è anche quella che è rapide. Però l'ho trascinato proprio per assassinese da parte di madre e morto in campo di concentramento nazista, per proteggere un compagno di prigionia, è in corso il processo di beatificazione. Recentemente a Cassina è stato anche l'annullo di un speciale un francobollo emesso in suo ricordo. Nella seconda parte della serata il sindaco consegnerà ai marziesi 18 anni la Costituzione. Due parole su questo gruppo. È nato due anni fa con il progetto di un libro, La voce d'immagine, una comunità di della cultura, organizzato dalla Biblioteca di Bazio con il patrocinio della Fondazione Caldo. Buona serata e buon ascolto. L'Italia è entrata da 7 mesi nel conflitto mondiale contro l'impero austro-ungarico. Muore il 17 gennaio del 1945, mentre sta per concludersi il più grande macello della storia generato dalla follia omicida del caporale austriaco Adolf Hitler.
Una breve esistenza di soli 29 anni finita nell'orrore di un campo di concentramento tedesco. Passata tra gli anni violenti e crudeli del primo dopoguerra. L'avvento del fascismo in Italia e del nazismo in Germania. Entrata in guerra voluta da Mussolini. La terribile campagna di Russia. La caduta del Duce e l'armistizio dell'8 settembre. La resistenza. La prigionia. La grande storia d'Italia, dell'Europa e del mondo e quella personale di Teresio Ripelli si sono incontrate e scontrate in una manciata di anni drammatici e terribili. In un paese che accade insanguinato, Teresio si schiera con chi sogna libertà, giustizia, pace. Si ribella, ma per amore, mentre tutto intorno è la stagione dell'odio. Partecipa alla resistenza da italiano e da cristiano. Mandato in campo di concentramento, sostiene e aiuta i compagni di prigionia e muore per difenderli, un attimo prima che la guerra abbia finalmente fine, senza vedere l'alba della nuova patria che ha contribuito a realizzare. Quella di Teresio Ripelli è una grande, straordinaria storia d'amore. La famiglia Ripelli è originaria della provincia di Pavia. Nel 1910 Domenico sposa Clelia Invernizzi, sorella di Don Rocco Invernizzi, vice parroco di Bellagio. Quando Clelia e Domenico decidono di sposarsi, Don Rocco trova un posto per loro, Villa Giulia Bellagio, di proprietà di un nobile, che assume Teresio come amministratore. E lì nasce Teresio. Nel 1926 la famiglia si trasferisce a Mortara, tra Pavia e Milano. Lì c'è anche il ginnasio per Teresio. Sarà una sistemazione definitiva. Nella scuola e negli ambienti cattolici di Mortara cresce e matura spiritualmente e culturalmente. In particolare frequenta con assiduità l'Azione Cattolica. Il fascismo ha ormai saldamente in mano l'Italia. Dagli 8 ai 12 anni nei Marini, dai 12 ai 18 negli avanguardisti. Anche Teresio entra a far parte delle organizzazioni giovanili del regime. Liceo e Azione Cattolica rientrano alla fine dell'adolescenza e l'inizio dell'adolescenza. 1934, esame di maturità superato con successo, ma anche con qualche apprensione, per il distintivo dell'Azione Cattolica che porta all'occhiello. È un'organizzazione che il regime non è riuscito a piegare ai propri disegni e tenta di ostacolare in ogni modo. Forse sarebbe il caso di toglierlo davanti alla commissione esaminatrice. Quanto al distintivo, io credo, ho il diritto e il dovere di manifestare la mia fede di fronte a tutti e contro tutti. E se anche non credessi più, il toglierlo sarebbe viltà. E nulla è più abominevole che essere vile. Ora si tratta di scegliere la facoltà universitaria. Medicina o giurisprudenza? Sceglie giurisprudenza. L'11 febbraio 1929, nel Palazzo del Laterano, sede ufficiale del Papa, Benito Mussolini e il segretario di Stato Cardinale Pietro Gasparri firmano i patti lateranensi. Il concordato, tra l'altro, riconosce presenza e ruolo delle associazioni di Azione Cattolica, al di fuori di ogni partito politico. Ma nel 1931 il clima è già cambiato. Il governo fascista vuole che dell'educazione della gioventù si occupi soltanto lo Stato regime. Cominciano le devastazioni dei circoli cattolici. Mussolini, con il pretesto che l'Azione Cattolica militano ex popolari che svolgono propaganda politica, decide di sciogliere, in totale violazione dei patti lateranensi. O Mussolini cambia Roma, o la cambiamo noi. L'Azione Cattolica, alla metà degli anni 30, sceglie la linea dell'appoggio al regime, sostenendo la guerra in Africa e pregando per il generale Francisco Franco, che in Spagna combatte contro il Fronte Popolare, vincitore delle elezioni nel 1936.
In fondo Mussolini e Mussolini, ma in giro si ripete. Giacomo, sono Stalin che sta riducendo la Russia dagli star, degli zar alla gigantesca prigione a cielo aperto. Si occorre convivere con il fascismo. Tanto vale provare a dargli sembianze cristiane, a conquistarlo alla causa della Chiesa, ad assecondare le decisioni e le scelte. Oggi si chiamerebbe la politica. Il fascismo fu per Teresio un terreno su cui sentirsi vivo e cosciente di contribuire alla soluzione dei problemi della comunità. Il mondo cattolico italiano è in gravi difficoltà. A molti Mussolini non piace, ma tutti temono di più il comunismo internazionale. La scelta è ormai tra Roma cattolica e fascista e Mosca bolscevica, ossia tra la fede cattolica e il comunismo ateo che fa la guerra a quella fede, perseguitando e uccidendo chi la vuole liberamente professare. Teresio Livelli vive quella carneficina come una persecuzione anticristiana. Non è un problema di destra e di sinistra, di comunisti e fascisti, ma di uomini e donne massacrati per la loro fede. Si distacca dalla Fucci, da un antifascismo considerato sterile. Frequenta gli ambienti della la gioventù universitaria fascista. Teresio Livelli fascista? Fino all'università certamente no. Fa parte delle sue organizzazioni giovanili, come tutti, ma manca un'adesione ideale e politica. Passato all'università, il problema politico si affaccia necessariamente alla sua attenzione di studioso. Tutto allora era permeato di fascismo: legislazione, scuola, sindacati, economia. Tutti i giovani venivano cresciuti in questa atmosfera e tutti o quasi la vivevano e lo subivano supinamente. Teresio lo accettò, con l'intenzione ardente di innestarvi il cristianesimo. Sia al fascismo, no, al nazismo. La sua adesione al fascismo è spirituale, non ideologica. Sogna, si illude di permeare l'umanesimo cristiano, di convertirlo. Un fascista anomalo, prima cattolico che fascista. Ma nel 1938 arrivano le leggi razziali. Viene pubblicato il manifesto della razza. Teresio ne è sconcertato. Non è certo quello il fascismo che sogna. A lungo ha sperato nel buon senso del Duce. Adesso inizia a temere che, nonostante il consenso di cui ancora gode nel paese, il fascismo si stia trasformando in qualcosa di diverso. Una irredimibile e brutale dittatura. Che gli imperi ti conquistano con armi, ma ti tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, severa, coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze ma delle superiorità nettissime. Potere ebraico dunque è un aspetto di questo fenomeno. La nostra posizione è stata determinata da questi incontestabili dati di fatto. L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del partito. Teresio si fa allora messaggero di una semplice verità: ogni uomo è uguale davanti a Dio, a qualunque popolo o razza appartenga. Non è politica, è Vangelo. Affermava la sua fede religiosa, fece appello ai valori eterni del cattolicesimo, dimostrando di averne una profonda conoscenza e non il conformismo che allora era frequente tra i giovani per influenza del fascismo. La sua era la difesa di un uomo che fermamente credeva in ciò che affermava. La divinità del messaggio evangelico. Siamo nel 1939. Teresio ha 23 anni. C'è qualcosa di eroico e di assurdo nel suo tentativo di redimere ciò che non si poteva redimere, di dare accento cristiano a ciò che nasceva e restava come la negazione stessa del cristianesimo.
Teresio Livelli fu fascista in modo del tutto personale ed onesto, come avrebbe potuto esserlo qualsiasi onesto antifascista. Solo che egli negò il fascismo dall'interno. Si è cimentato sui problemi più sconcertanti: la razza, la libertà, l'impero. I suoi scritti su questi argomenti sono mirabili per acutezza e lungimiranza. Il 15 marzo 1939 la Germania nazista invade la Cecoslovacchia. Tutto ormai precipita verso la guerra. Teresio vuole la pace, ci crede ancora, ma se proprio sarà la guerra, pensa che l'Italia non possa tirarsi indietro, lasciando che la follia hitleriana faccia scempio dell'Europa intera. 22 maggio 1939, a Berlino, Hitler e Mussolini firmano il patto d'acciaio. Primo settembre, la Germania invade la Polonia. È iniziata la seconda guerra mondiale. Guerra generale. L'Europa rischia di diventare tutta nazista. Il pensiero di Teresio è che l'Italia, portatrice e custode più di ogni altro paese del messaggio cristiano che sta alle radici della civiltà dell'intera Europa, non possa permetterlo. È per la pace, naturalmente, ma occorre a tutti i costi impedire che l'Europa soggiaccia a una pace tedesca. Dunque, se necessario, l'Italia deve intervenire. Si tratta di salvare la fede cristiana minacciata dall'anticristo nazista. Così giunse ad accettare, non a volere la guerra. Alle 18 del 10 giugno 1940, Benito Mussolini si affaccia al balcone di Piazza Venezia e annuncia l'entrata in guerra. La parola d'ordine è una sola! Categorica! E impegnativo per tutti, essa già trasvola ed accende i fuori dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vincere! Italiani attaccano la Francia. Teresio Livelli è profondamente ferito. La sua ribellione al fascismo inizia con l'aggressione alla Francia. Non può stare a guardare. Rinuncia all'invio del servizio militare per motivi di studio. Si arruola volontario. Entra a far parte del corpo degli alpini della divisione Giulia a Gorizia. Frequenta la scuola alpina di Aosta. Dopo la scuola allievi ufficiali e a Marina Reale come ufficiale di complemento della Tridentina. Il servizio militare come forma di carità. Carità alla patria, agli altri soldati, i più deboli e i poveri, alla libertà, alla giustizia, al progresso civile e religioso dell'Italia. Ha perduto la fede nel fascismo, gli resta quella nell'uomo e nell'umanità, nei poveri e negli umili. La mattina del 25 luglio 1942 sale sul treno, destinazione Russia. Oh.
novembre la gigantesca offensiva russa, favorita dal generale inverno, con temperature a meno 40 gradi, inviò dagli invasori, distruggendo 6 armate nemiche, tra cui quelle italiane. L'Armir è costretto a combattere nella terribile steppa russa. I soldati non sono equipaggiati per sopportare il freddo. I muri sprofondano nella neve. Gli automezzi non partono. Viene tentata la ritirata, ma i russi travolgono tutti. Una gigantesca strage. I sopravvissuti saranno costretti a una lunga, estenuante, dolorosissima marcia di centinaia di chilometri, a piedi, nella neve. La meglio gioventù mandata al macello, ancora una volta, come sempre, come in tutte le guerre. Guardavano muti, sedute attorno alle stufe, l'elmetto calcato sulle orecchie, il fucile tra le ginocchia, le tasche da cacciatore piene di bombe a mano sotto il camice bianco. Tentavo di scherzare, ma il sorriso si spegneva presto tra le barbe lunghe e sporche. Nessuno pensava, se vuoi, ma tutti sentivano un'angoscia che opprimeva e tutti pensavano. Quanti chilometri ci saranno per arrivare a casa? A un certo punto le nostre artiglierie incominciarono a rispondere al secco del russo. Così ci sentivamo da soli. I proiettili passavano sopra le nostre teste e pareva che alzando la mano si potessero toccare. Andavano a scoppiare sul fiume davanti a noi, sulle postazioni dei russi e nel bosco dei russi. I nostri ricoveri filtrava giù la gente tra i pali, dall'orlo delle trincee franava la neve. Venne anche il giorno di Natale. Sapevo che era il giorno di Natale perché il tenente la sera prima era venuto nella tana a dirci: è Natale domani. Lo sapevo anche perché dall'Italia avevo ricevuto tante cartoline con alberi e bambini, il solito giro delle vedette. Nella notte ero andato per tutti i posti di vedetta del caposaldo e ogni volta che trovavo fatto un cambio dicevo buon Natale. Anche ai camminamenti dicevo buon Natale, anche alla neve, alla sabbia, ai ghiacci del fiume, anche al fumo che usciva dalle tane, anche ai russi, a Mussolini, a Stalin. Il tenente entra nell'isba più vicina. Sono povere isbe, più povere delle solite, piccole e fredde anche a guardarle. Ma il tenente esce subito impugnando la pistola, mi grida di correre da lui, vado e entro con una bomba in mano. Ci sono due donne, dei bambini, e vuole che li leghi. Penso che il tenente stia proprio perdendo la ragione. Le donne e i bambini hanno capito e mi guardano con occhi terrorizzati. Piangendo si rivolgono a me, parlando in russo. Che voce avevano le donne e i bambini. Sembrava il dolore di tutta l'umanità e la speranza e la rivolta contro tutto il male. Prendo per un braccio il tenente e usciamo. Il tenente, sempre impugnando la pistola, entra in un'altra isola. Prosegue. Saluta,
Fa la sera e camminiamo sempre nella steppa. Vediamo dei soldati italiani, stesi, rigidi nella neve, uno di fianco all'altro. Dal colore delle fiamme e dal numero noto che sono del genio alpino della divisione cuneese. La pista è dura, lucida di ghiaccio levigato dal vento. Porto in spalla l'arma della Breda 37 e scivolo e cado. Mi rialzo, cammino e di nuovo cado. Quante volte così? La compagnia serrato le file e si cammina in fretta. Il maggiore Bracchi mi cammina al fianco, mi guarda e tace. È notte, si cammina e ancora cado. Poi rimango indietro e Bracchi mi dice: forza, ci arriveremo. Il sole nel cielo limpido ci riscalda le membra indolenzite e si continua a camminare. Che giorno è oggi e dove siamo? Non esistono né date né nomi, solo noi che si cammina. Passando per un villaggio vediamo dei cadaveri davanti agli usci delle isole. Sono donne e ragazzi, forse sorpresi così nel sonno perché sono in camicia. Le gambe e le braccia nude sono più bianche della neve, sembrano gigli su un altare. Una donna è nuda sulla neve, più bianca della neve, e vicino la neve è rossa. Non voglio guardare, ma loro ci sono anche se io non guardo. Una giovane con le braccia aperte e ha sul viso un lino bianco. Ma perché questo? Chi è stato? E si continua a camminare. Si cammina e viene ancora notte, è freddo, più freddo di sempre, forse 40 gradi. Il fiato si gela sulla barba, sui baffi, con la coperta tirata sulla testa si cammina in silenzio. Ci si ferma, non c'è niente, non alberi, non case, neve, stelle e noi. Mi butto sulla neve e sembra non ci sia neanche la neve. Chiudo gli occhi sul niente. Forse sarà così la morte, o forse dormo. Sono in una nuvola bianca, ma chi mi chiama? Chi mi dà questi scossoni? Lasciatemi stare. Resta qui, gli dico. Ti mando a prendere con la slitta. E fatti coraggio, perché non sei grave. Io poi non mi sono ricordato di mandare giù la slitta, ma i portaferiti della nostra compagnia sono giusto passati di là e lo hanno raccolto. Ho saputo in Italia che egli si era salvato e un gran peso mi è caduto dal cuore. Lo ritrovai un giorno, finito tutto. Non lo riconobbi, ma lui mi vede da lontano. Mi corse incontro, mi abbracciò. Non ricordi Sergent Maggiù? Io non lo riconoscevo e lo guardavo. Non ricordi? Ripeteva e si batteva con la mano sulla gamba di legno. Va tutto bene ora? E rideva. Non ricordi il 26 gennaio? Allora mi ricordai. Ecco, ora è finita la storia della sacca, ma della sacca soltanto. Tanti giorni poi abbiamo ancora camminato, dall'Ucraina ai confini della Polonia, in Russia bianca. I russi continuavano ad avanzare. Qualche volta si facevano delle lunghe marce, anche di notte. Un giorno quasi perdetti le mani per congelamento, perché mi ero aggrappato un camion ed ero senza guanti. Vi furono ancora tormenti di neve e freddo. Si camminava reparto per reparto e a gruppetti. Alla sera ci fermavamo nelle ispe per dormire e mangiare. Tante cose ci sarebbero ancora da dire, ma questa è un'altra storia. Gentile e cara signora, sono l'ufficiale di vostro figlio.
Con dolore ed affetto a voi mi avvicino, col dolore di non avervelo riportato, con l'affetto di chi a lui era legato da lunga consuetudine di vita. Con lui condivisi la vita calma e laboriosa del fronte, le lunghe marce, la concitazione e la passione del ripiegamento. Era la notte dal 22 al 23 gennaio, verso le 2. Vostro figlio era ancora illeso, con ogni probabilità vostro figlio è prigioniero. Incappati ancora nei russi, non riuscirono a sfuggire, e da escludersi abbiano ancora combattuto. A vostro conforto e mio, posso dire che i prigionieri italiani non sono trattati male. Signora, io vi ringrazio per il vostro dolore e per il vostro cuore. Possa Cristo risorgente placare la vostra ansia e aprire il vostro cuore alla speranza e la vostra speranza alla certezza gioiosa del suo ritorno. I dubbi prima, ciò che ha vissuto in Russia poi, hanno maturato il suo distacco dal fascismo. Quel fascismo dal volto umano e cristiano, insistentemente cercato, personalmente vissuto, adesso morto, senza speranza di resurrezione e redenzione. Il 25 luglio 1943 Mussolini si presenta dal re. L'Italia è a pezzi, bisogna uscirne, ci vuole un nuovo capo del governo, sarà il maresciallo Pietro Badoglio. La radio porta la notizia nelle case degli italiani. Italia fa festa. Ma subito la delusione. La guerra continua. Badoglio si barcamena per quasi 2 mesi. Da un lato tratta di nascosto con gli anglo-americani. Dall'altro proclama fedeltà ai tedeschi. Infine, il 3 settembre 1943, firma l'armistizio con gli alleati. La notizia viene resa pubblica l'8 settembre. I tedeschi adesso sono nemici, diventano forza d'occupazione. Il re e il governo fuggono da Roma, gli alleati sbarcano a Salerno. Il 12 settembre Mussolini viene liberato dai tedeschi dalla prigione sul Gran Sasso, dichiara decaduta la monarchia e proclama la Repubblica Sociale Italiana, con sede a Salò sul lago di Garda. Comincia un periodo che sfocerà in una guerra civile. Italiani e tedeschi contro italiani e alleati. Prende corpo e si organizza la resistenza. I successivi 18 mesi, fino all'aprile del 45, saranno tra i più drammatici, dolorosi, insanguinati della recente storia d'Italia. E per i livelli? Ha scelto la fedeltà al re. Ha deciso da che parte stare. Può iniziare la sua personale resistenza, che presto si incontrerà con quella di tanti altri. Ancora una volta ha invocato la strada più difficile, che si trasformerà nella sua via crucis. Di nuovo dalla parte dei deboli, degli italiani sfiancati da 3 anni di guerra insensata, sciagurata. Viene catturato e avviato in Germania, lui e tutti quelli che hanno fatto la scelta di fedeltà al re e all'Italia sono deportati nei campi di prigionia tedeschi. Riesce a fuggire. Raggiunge Udine. Quindi lascia Udine e si dirige a Brescia, dove, in casa di un amico, viene messo in contatto con i protagonisti del primo movimento di resistenza cattolica. Inizia la sua attività di ribelle. Cominciano per lui 6 mesi di lavoro intenso. Intraprende l'impegno definitivo nell'azione clandestina. Nel novembre del 1943 è a Milano, dove si mette a disposizione del Comitato di Liberazione Nazionale, la sua nuova strada di Gerico. La resistenza si va organizzando. Bove, Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, luoghi simbolo della resistenza, dove i nazifascisti hanno mostrato il loro volto più brutale e bestiale. La resistenza è stata un nuovo risorgimento, ha sostenuto efficacemente il processo di liberazione dal nazifascismo da parte degli alleati. Ha portato il frutto di una nuova Costituzione democratica. Teresio Livelli entra nelle Fiamme Verdi bresciane. La fede vissuta negli oratori e nelle parrocchie si trasforma in impegno concreto d'amore verso il proprio paese e tanti prendono la via delle montagne. Il sogno di Teresio, una resistenza cristiana e un paese di cittadini uguali nei diritti e nei doveri. Non uccide
e non partecipa ad azioni violente. Lotta con le idee, con la parola, con i gesti di solidarietà e di amicizia. Progetta un paese e un mondo fondato sulla libertà e sulla giustizia sociale. La società si rinnova soltanto seguendo il Vangelo. Da posta al centro la persona umana. Lo arrestano a Milano il 27 aprile 1944. Da tempo i nazisti gli danno la caccia. La resistenza cattolica dà fastidio. È organizzata, motivata, convinta. Pericolosa perché parla anche alle anime. È più facile combattere un nemico armato, mentre i cattolici sono disarmati e disarmanti. Teresa Rivelli è un nemico pericoloso perché parla alle coscienze. L'8 agosto 1944 Teresio Rivelli comincia l'ultimo viaggio, la sua Via Crucis. Prima stazione, Gries di Bolzano. Ma il punto di arrivo sarà un lager tedesco, il Golgota del XX secolo. Prende la croce, dalla quale non scenderà. Ha compreso che dovrà aggiungere la sua morte a quella di Cristo. A quella dei milioni di Cristi, giustamente crocifissi nei secoli di secoli. Il Signore ha dato. Il Signore ha tolto. Signore, che fra gli uomini drizzasti la tua croce segno di contraddizione, che predicasti e soffristi la rivolta dello spirito contro le perfidie e gli interessi dominanti, la solidità inerte della massa. A noi, oppressi da un gioco numeroso e crudele, che in noi e prima di noi ha calpestato te, fonte di libera vita, dà forza della ribellione. Dio che sei verità e libertà, facci liberi e intensi, abita nel nostro proposito, tendi la nostra volontà, moltiplica le nostre forze, vestici della tua armatura. Noi ti preghiamo, Signore, tu che fosti respinto, vituperato, tradito, perseguitato e crocifisso, nell'ora delle tenebre ci sostenti la tua vittoria. Sì, nell'indigenza di Attico, nel pericolo sostegno, conforto nell'amarezza. Quanto più s'addensa e incupisce l'avversario, facci limpidi e diritti. Nella tortura serra le nostre labbra, spezzaci, non lasciarci piegare. Se cadremo, fa che il nostro sangue si unisca al tuo innocente e a quello dei nostri morti, a crescere al mondo giustizia e carità. Tu che dicesti, io sono la risurrezione e la vita, rendi nel dolore all'Italia una vita generosa e severa. Liberaci dalla tentazione degli affetti, veglia tu sulle nostre famiglie. Sui monti ventosi e nelle catacombe della città, dal fondo delle prigioni, noi ti preghiamo, sia in noi la pace che tu solo sai dare. Dio della pace e degli eserciti, Signore che porti la spada e la gioia, ascolta la preghiera di noi, ribelli per amore. Thank you.
Simone Silva, che è il nostro maestro, e siamo Andrea, che è le letture sono tratte da questo libro, Il difensore dei deboli, di edito da San Paolo. Pietra c'è, per chi lo volesse leggere, approfondire la figura di Teresa Olivelli. Noi abbiamo fatto, cioè Alberto per noi ha fatto una, estrapolato diversi i brani che erano significativi per questa iniziativa. E, beh, però, altri brani però erano i brani, esatto, erano i brani che abbiamo recitato, cioè detto, erano poi anche da Sergente nella neve di Rigoniste. Comunque il libro è disponibile in biblioteca, anche se qualcuno vuole venire a prenderlo in prestito. Adesso passiamo alla seconda fase della serata. Invito il sindaco a venire. Senza pace. Con la pace. La pace. Aspetta che chiamiamo i tuoi più in alto la persona. Ecco, adesso chiamiamo i 18 anni, sì, più in alto, sono un bel numero, e della data per la costituzione delle mani del scena. A Novazzi Federico. Celiani Paolo. Thank you.